Ciao a tutti ragazzi da Core89 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video di Nozomi Eleven Strikers. Allora ragazzi, rieccoci, questa nostra bellissima guida. Allora, oggi dobbiamo affrontare ragazzi una squadra incredibile, la selezione All-Star. Squadra che dico incredibile ragazzi perché è una squadra splendida che comprende tantissimi campioni ragazzi di Nozomi Eleven 3, che è tra l'altro un gameplay che sto facendo, quindi tanti di questi giocatori qua dovremmo in futuro vederli. E quindi ragazzi, vi invito anche a dare quella guida lì che sta partita da poco e sta andando davvero molto bene. Ok, eccoci qua. Siamo alla terza coppa, ragazzi. Quindi, fra poco il gameplay finirà. Grande, grande. Ok, ci proviamo. Oggi proverò a registrare sia questa che la prossima. Quindi, spero di finirlo entro oggi. Speriamo, speriamo. Per me, perché è più difficile registrare Strikers per me. Quindi. Ok, e quindi spero appunto di terminare. Ok, vediamo. Sanford fa lo scatto di cacca. Mannaggia, fa schifo. Mi avete detto che, se non sbaglio, Jude, Xavier e Sanford. No, non mi ricordo più. Cioè, qualcuno fa una mossa forte insieme, ma. Vabbè, comunque, mi avete detto di prendere Canon Evans. E appunto, acquistando tutti i marchi. Lo farò. Ok, attenzione. Sanford, no! L'avevo rilasciato. Bugiardi, che non si vede. Ok. Ah, mi ha detto anche di cambiare mossa. Mannaggia. Di cambiare mossa. Come si chiama? Mannaggia, non mi ricordo più. Byron Love. Di mettere il tiro angelico, mi sono dimenticato. Lo farò sicuramente, ragazzi, tra questa e la prossima parte. Il tiro mi sembra buono, questo qui, Xavier. Vediamo un po'. Sono forti questi giocatori, eh. Mi avete detto anche di allenarmi, di fare magari anche allenarmi per qualche mossa combinata, perché adesso le partite diventano sempre più difficili e le mosse normali non faranno molto, specialmente con questo portiere, Hector, ragazzi, che è davvero, davvero molto forte. Allora, vediamo un po'. Difesa, molto bene, Jack. Mi dispiace per le lineette che vedete, diciamo, nello schermo, ma è proprio una cosa che nello schermo, ragazzi, si crea con la telecamera, una cosa normalissima. Ok, ragazzi, azione personale di Sean. Quando parte lui così, meno che non sia una tecnica, non lo ferma più nessuno. Eccolo qui dentro l'area, ragazzi. Si è infatti tutto il campo. Quanto forte può essere questo giocatore. Ok, e questa sarà anche, ragazzi, probabilmente l'ultima partita di Bobby, eh. Ai ai ai. Bobby, ragazzi, che ci ha accompagnato dall'inizio della serie. Quindi un like solo per questo. Mi raccomando, ragazzi, superiamo i 100 like per il prossimo episodio. Dai, voglio belli carichi. Ok, mano suprema. Non vai, c'è il gol con Sean. Quanto può essere forte Sean, ragazzi? Quanto può essere forte Sean? Mamma mia, quanto è forte Sean. Mi piace troppo. Aia, ho dato una pedata sul, diciamo, piedistallo, ecco. Ve l'ho detto quando ho deciso Strikers, ragazzi, è meglio che non abbia, diciamo, telecamere verso di me perché. Un casino. Ok, andiamo un po'. Sanford. Ah, Bobby! Mannaggia, Bobby. Ai ai ai, Bobby. Eccolo qua, ragazzi. Forse sarà proprio lui il sostituto. Sarà l'evoluzione di Bobby. Quindi quello della terza serie, per intenderci. Ok, Jude, buon il suo intervento. Ok, prova a partire. Marlov, mamma mia, che intervento bruttissimo su lui. Ecco, l'altro che vorrei prendere è Thiago Torres. Quindi i due difensori, ragazzi, verranno completamente rivoluzionati, diciamo così. Sicuramente prenderò Thiago Torres perché mi piace anche tantissimo come personaggio. Poi un difensore capitano così è veramente una cosa molto bella da vedere. E poi. Però non so chi mettere vicino a Jack, perché Jack lo vorrei tenere, sinceramente. O Jack e Bobby, o Jack e Thiago Torres, vedremo. Ok, oppure si alterneranno, posso anche fare così. Ok, a terra Thiago Torres e andrà Axel Blaze con il suo avvitamento esplosivo. Vediamo un po', ragazzi, se ci riuscirà. Spero di sì. Spero sinceramente di sì, vediamo. Forse pensavano i doppiatori che fosse una femmina, data la voce alla femmina. Vabbè, comunque la parata di Hector. Effettivamente sembra abbastanza una femmina, guardate. Comunque, difesa, difesa. Scuoti, scuoti, ok, grande, grande. Ho visto la fine che era carico. Quindi può fare la montagna di roccia, ragazzi. Il nostro Jack. Mamma mia, proprio appena in tempo, eh. Appena in tempo, ragazzi, veramente. Ok, ci proviamo ancora. Aia, no, qua ho sbagliato io. Jack. Ancora per. Con lo Superstar 5, ragazzi, c'è sempre uno disponibile. Mamma di quanto non è uscita, ragazzi. Di quanto non è uscita, mi raccomando, eh.
State attenti anche se state giocando voi, magari si è fatto tornare la voglia come tanti mi dicono e mi fa solo che piacere. Attenti a non uscire, ma veramente wow. Ok, comunque prima non ce l'ha fatta la scarica stellare. Speriamo di farcela ora. Ancora, non è stanco Hector. Ancora mano suprema. Questa volta andrà? No, anche stavolta. Nulla purtroppo, ragazzi. Attenzione, ragazzi, cosa sono riuscito a fare. Attenzione. Pinguino imperatore numero 2, giusto? Sì, del Jude però quello forte, quello nuovo. Ho messo in pausa, ragazzi, perché è successo davvero poco niente. Attenzione, vediamo come reagirà Hector. Mano di luce X stavolta, quindi è un po' più debole. E si vede, c'è il gol per la Remo con Jude. Grande. Grande. E siamo quasi al termine del primo tempo, ragazzi, quindi rimaniamo collegati fino proprio alla fine di questo tempo. Mamma mia, ragazzi, che partitona. Che partitona, ci prova anche Sanford. Dalla distanza. Ok. Sanford quando dice forte sembra che cappuzza, ve l'avevo già detto, ma adesso l'avete sentito, forse. Poco poco, eccolo. No, no, c'è una volta che dice, lo dice ancora meglio, tra virgolette. Dai, qualcuno la prenda. No! Grande Jack, per quello ragazzi lo voglio. Perché è sempre carico, sempre forte in difesa Jack, ragazzi. Lo voglio. Per sempre, ragazzi. Jack, che tra l'altro è una curiosità, ragazzi, che regalo queste chicche anche durante il mio gameplay. Jack è l'unico giocatore di Inazuma Eleven della prima trilogia, ovviamente, che ha giocato tutte le partite sempre, dalla prima poi di allenamento praticamente di Inazuma Eleven 1 nella prima squadra, fino all'ultima partita di Inazuma Eleven 3. Le ha giocate tutte, l'unico giocatore, perché anche Mark, come saprete, ha saltato una partita. Perlomeno i primi minuti di una partita, adesso non vi dico quale perché vi spoilerò tutto, ma lo saprete. Vediamo un po'. Aia, Gazelle non fa gol. Non importa, non importa, ragazzi, adesso finirà il primo tempo. Sul risultato di 2-0, quindi ci va bene. E siamo in tempo per il tiro di Bobby, ragazzi, perché vuole far fare un tiro a Bobby, così la partita conclusiva, almeno un tiro ci sta per lui, poverino. Ancora il suo caro vecchio tornato inverso, ragazzi, ve lo ricordate nei primi episodi di questa serie. Boom. Non proverà addirittura niente perché sa di essere superiore. Invece no, attenzione! Il gol dell'addio! Il gol dell'addio per Bobby! No, non ci credo, mi metto a piangere malissimo. Il gol dell'addio, ragazzi, per Bobby, non ci credo! L'ha lasciata passare, forse, ragazzi, perché sapeva dell'importanza di questo giocatore. Ha fatto gol Bobby, ragazzi! E sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Ve lo faccio vedere proprio adesso, in questo momento che lo facciamo insieme. No, 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 voglio la standing ovation, ragazzi, per Bobby. Lo faccio uscire, voglio tutto lo stadio in piedi, assolutamente, tutto lo stadio in piedi per Bobby. Eccolo che esce dal campo, ragazzi. Esce Bobby, dopo averne passate tanti insieme. Esce lui, ragazzi. Non ci credo, wow. E ricordo che comunque anche Eric, per dire, anche lui effettivamente nella prima remo, ma Bobby si è passato titolare, ragazzi. Eric, Sam e Max, per dire, non tanto. Invece vi dico già, ragazzi, che tra questa e la prossima parte off camera farò tanti acquisti. No, mannaggia. Difesa. Furore, vero? Furore, furore, furore. Oddio. Ok, rimessa. Farò tanti acquisti, ragazzi, le riserve non saranno più quelle della prima Raymond. E nemmeno i titolari, ovviamente. Sarà tutta una squadra nuovissima. Furore. Mamma mia, per poco. No! No, prendi Mark! Grande Mark. Forse prenderò anche Hector in porta, eh. E metterò Mark in panchina, ovviamente, come seconda scelta. Oppure potrei mettere anche Darren, come avete consigliato ancora in tanti. No. Non ha tirato, che fortuna. Però per fair play, ovviamente la mettiamo fuori. Mi sembra giusto, ragazzi. Ci prova Sean, davanti al portiere. Era molto stanco quando ha tirato. Però comunque vuole perseguirlo questo portiere. Attenzione, tiro bloccato da Bobby. Dell'altra squadra però. Forse non abbiamo ancora visto questa cosa. E lo blocca con un tornado inverso. Non col tornado del vulcano. Va bene, non so perché. Comunque sicuramente adesso con la mano suprema Hector la parerà, ragazzi, questo aiutino di Bobby. Ok. Vediamo un po', ragazzi, come procederà la partita. Col furore. Salvia col furore. Questo deve essere gol stavolta, ragazzi. Stavolta Xavier ce la deve fare. La terza volta si sa, è quella giusta. 7, numero perfetto.
ho detto 7, oddio, terzo, scusa, terza volta, il 3, numero perfetto. Col furore davanti, bello bello, dai che un po' stanco Hector, dai. No, non ce l'ha fatta anche stavolta, mi ha deluso. No, peccato, col furore. Non me l'aspettavo. Riprendila, tira. È un tiro incredibile. Vabbè, peccato. Attenzione, colpo di Pegaso di Eric. Vediamo se Mark sarà all'altezza. È abbastanza distante il tiro, quindi ce la potrei fare. Mark è ancora piena di energia. E quindi ancora bello carico. Sarebbe la prima parata. Quindi dai che ci può stare. Sì, bravo Mark, dai, non è male, ragazzi, secondo me. Boom, via. Ottimo. Attenzione. Sanford. 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 Ok, vedremo anche, ragazzi, il pinguino imperatore numero 1, dopo aver visto il pinguino imperatore numero 2. Eccolo. Ma siete con voi voce, proprio. Mannaggia. Vai, 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 vai. E va, è forte, eh. È forte sto portiere. Devo mettermelo in nota. Ok, stavolta ci sarà anche Sean, che bloccherà senza problemi il tiro di Paolo. Ma ragazzi, Sean è un qualcosa di spettacolare. Lo faccio giocare a centrocampo, ma è un attaccante, un difensore. Fa di tutto. E fa anche ottimi tiri dalla distanza, è vero Sean? Si conquista anche i falli, vedete. Vai Jack. No, no. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Grande Sean. Non ti voglio bene. Eric. Torch. 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 Voglio farlo tirare. Non importa se potevo avanzare ancora un po'. Torch. Palla di fuoco. Attenzione, sembra non farcela più il portiere. E qui ci saranno le gol di Torch. Grande. Non so neanche io se fare giocare Torch e Gazelle. Ancora, dico dopo gli acquisti che farò. Ma penso proprio di sì, che dico, che dico. Sì, giocheranno, giocheranno. Perché anche potranno imparare una mossa davvero forte, quindi giocheranno. Ok. Aia. Non c'è neanche un momento per tagliare qui perché è tutta una cosa continua. Attenzione. Non è Excalibur, ma è il colpo del paladino. Un colpo del paladino più che micidiale. Ok, altra volta. L'altra volta marcia fatta, faccio anche stavolta, è più distante il tiro, quindi un altro scudo di energia basterà. Grande. Ok, possiamo darla a Sean che la spazzerà per Xavier. No, Bobby, grande. Mannaggia, ci è arrivato. Bellissimo il muro d'acciaio, ragazzi, mi piace tantissimo questa mossa. Così che mette le mani proprio da imponente, imponente. Ok, andiamo lì. Fare un ultimo tiro, ragazzi. Ah no, di difenderci anche prima, però. Ok, no. Ha sbagliato il passaggio stavolta Sean. Ok, recupero. Sean, un altro passaggio filtrante. Stavolta per Sanford, che non ha più energie, però. Allora. In mezzo! Che tiro! È acrobazia. Attenzione, ancora. Sanford. No, era in mezzo quello. Se andavi in mezzo era gol, perché la porta era praticamente vuota. Vabbè. Furore. È finita 4-0. Come l'altra volta, se non sbaglio. Beh, se avete visto quello dell'altra volta, andatelo a vedere perché è stata un'altra bella vittoria, ma non mi ricordo di quanto. Ok, da Chester Junior è tutto, ma anche da Corazza 1-9, direi, ragazzi. È stata una bellissima partita. Andiamo a vedere quale sarà la finale e soprattutto le ultime cose, appunto, cosa sblocchiamo, eccetera, eccetera. Ok, qualche mossa magari, no? Proprio no, per dire, no, ho la curiosità io di andare a vedere. Gazelle, sì, Gazelle e Torch. Perché mi ha messo. Vabbè, Gazelle 30%. Pochetto, eh. Vabbè, non importa. Andiamo un po' a vedere, ragazzi, quello che ci ha sbloccato. Io vi ricordo intanto di lasciare un bel like durante questo caricamento. Mi raccomando, ora spolliciate, mi raccomando. Bravi. Andiamo a vedere un po'. Allora, possiamo giocare contro la selezione star, possiamo ingaggiare i giocatori della selezione star, possiamo usare David Evans come coso lì, ok. E l'ultimo, ragazzi, sarà la Dark Star, ovvero i giocatori della Daystar e della Nightstar, insieme. Non ho capito questa cosa perché
se si unisce il day col night viene fuori dark e non per dire light, però vabbè, cose loro. Va bene, intanto sono Sam e Jude che litigano, vabbè, qualcosa di spettacolare. Io off camera appunto farò questi, farò la rosa e inizieremo proprio da quel punto. Tanto guarda Nelly cosa sta facendo Nelly. Vabbè, no. Ok, meno male. La prossima parte ragazzi vi farò vedere prima la rosa e poi cominceremo subito con la finale. Ciao a tutti!